insieme. Così non va! Così non va! Così non va è il grido che lancia la CGIL insieme alla UIL e a UGL in tutta Italia e da Bari sono in 10.000 circa a scioperare. Sono stati organizzati ben 6 cortei, i metalmeccanici sono partiti dalla zona industriale di Bari e numerosi sono arrivati in piazza Prefettura aggiungendosi ai lavoratori dei trasporti, partiti dalla stazione centrale e a quelli dell'università, della scuola, agli studenti che si sono dati appuntamento in piazza Umberto davanti l'Ateneo Barese. Ed eccomi qui, sono a Bari, oggi è venerdì 12 dicembre, sono le 9.35 e qui sta svolgendo lo sciopero. Due i cortei partiti da Corso Cavour, quello dei lavoratori dell'energia, i chimici, i tessili, i lavoratori della comunicazione e quello che ha visto radunati commercio, servizi e banche. Altri due folti cortei sono partiti a distanza di poche centinaia di metri dal lungomare di Bari alla volta del centro. I lavoratori del pubblico impiego e quelli dell'agroindustria, gli edili, insieme ai pensionati, hanno sfilato mescolandosi tra loro. E dicesse che siamo in una situazione veramente drammatica. Noi pensionati dobbiamo pensare ai nostri figli che sono senza lavoro, ai nipoti, quindi realmente la nostra pensione non ci possiamo neanche curare perché non abbiamo neanche i soldi per poterci curare. Questo chiediamo al governo, di essere aiutati e aiutare i giovani soprattutto a trovare lavoro. Una modalità organizzativa azzardata, ha ribadito il segretario generale della CGIL di Bari Pino Gesmundo, ma riuscita perfettamente, che è riuscita a dare visibilità al mondo del lavoro, grande la partecipazione di popolo, dai pensionati agli studenti che hanno sfilato insieme a noi, dando un grande contributo a questo sciopero che dà il senso di un popolo non rassegnato e disposto a pagare la giornata di sciopero, quindi a lottare, pagando anche le conseguenze della propria lotta. Siamo qui per rappresentare oggi non solo i lavoratori precari dell'università, ma tutta l'università, tutti i dipendenti dell'università. E siamo tutti qui a scioperare tutti insieme. Noi non ci ritrovano il contratto, non ci danno sicurezze, non ci permettono a noi precari di costruirci il futuro. Siamo precari da tantissimi anni, alcuni di noi 15 anni di precariato, 15 anni che scriviamo ogni anno, ma non sono colto solo questo, noi vogliamo il futuro, il futuro che ci è stato colto, noi vogliamo la stabilizzazione. Cedo la parola per le conclusioni alla segretaria nazionale CGIL, Vera La Monica. I sei cortei sono confluiti qui in piazza Prefettura, vedete, è una piazza gremita e adesso da qui, dal palco di questa piazza strepitosa, sta per concludere Vera La Monica, segretario nazionale della CGIL. È la piazza del lavoro, la piazza dell'unità del lavoro, che non cerca nemici, non indica capri espiatori, ma è una piazza che chiede
e fa una proposta di vero cambiamento del paese. Ascolti il governo, venga a leggere sui visi e nelle parole dei giovani, dei precari, degli studenti, dei lavoratori che sono qui, come in tutte le altre piazze d'Italia, come si fa davvero insieme a cambiare verso al paese. Perché cambiare un paese non si fa parlando solo con gli industriali. Scelga il governo se vuol continuare a parlare solo con loro, nelle fabbriche che lui sceglie, non con i lavoratori di quelle fabbriche, o invece vuole aprire una stagione diversa in cui il lavoro diventa la risorsa fondamentale da cui ripartire. Oggi siamo in sciopero, c'è una straordinaria adesione in tutto il paese, una straordinaria adesione che abbiamo visto anche qui a Bari, nelle fabbriche della vostra zona industriale, negli uffici, in tutti i luoghi di lavoro di questa città. Io non li conosco, non posso salutarli tutti, ma vorrei dare un abbraccio ai lavoratori di tutti i luoghi di lavoro che scioperando oggi non celebrano un rito stanco, non sono nostalgici che vanno in piazza, sono persone che con la lotta, con la loro presenza oggi rinunciano a un pezzo del loro reddito, ed è per questo che chiediamo, noi non chiediamo solo rispetto, noi pretendiamo rispetto per chi sciopera come in tutta la storia d'Italia sono coloro che hanno costruito la democrazia, che hanno costruito lo sviluppo di questo paese, e sono coloro che oggi subiscono più di ogni altro i prezzi della crisi. Gli operai sono oramai decine di migliaia i ragazzi che fanno gli stage, i ragazzi che fanno i tirocini e che prestano lavoro gratuito in questo paese. Sono quei ragazzi in cui, per cui negli anni si è costruita una condizione per cui non hanno più il diritto di avere diritti, e noi questo prima di tutto chiediamo, prima di tutto loro, e lo dice questa piazza del lavoro. Noi abbiamo a cuore i giovani, perché noi pensiamo che senza costruire lavoro per loro questo paese non va da nessuna parte, questo paese arretra e il mezzogiorno muore, perché il mezzogiorno non ha oggi una prospettiva davanti. E in piazza abbiamo il lavoro privato e il lavoro pubblico, anche questo hanno cercato di fare, metterci gli uni contro gli altri, creare la guerra dei poveri, perché quello che sta più vicino a me è un pochino più tutelato e dicono anche un pochino più privilegiato. Lo diciamo chiaro al governo, oggi soffrono i lavoratori del settore privato perché sono quelli che subiscono il ricatto dell'occupazione, ma soffrono anche i lavoratori del settore pubblico perché sono lavoratori da anni senza contratto, sono lavoratori che hanno visto ridursi i loro redditi e sono lavoratori che non fanno solo le scartoffie ministeriali, ma che garantiscono per noi la sanità, i servizi sociali, i servizi pubblici, tutto quello cioè che fa la ricchezza di un paese. E poi in questa piazza abbiamo gli uomini e le donne, permettetemi di dirlo, le donne di questo paese, le donne del mezzogiorno e di questa regione sono quella parte della popolazione per la quale spesso il diritto al lavoro non è neanche contemplato. Il governo lo sa, come lo sanno tutti, nel mezzogiorno d'Italia il tasso di occupazione delle donne è il più basso d'Europa ed è ora che si riparta da qui. Vai, vai, veloce, veloce!